Andiamo a calcolarci adesso il prezzo medio del biglietto. Per calcolarlo, che cosa dobbiamo fare? Questa volta non c'è una formula, bisogna applicare un ragionamento matematico, e cioè per calcolare il prezzo medio del biglietto noi dobbiamo fare il totale degli incassi diviso il numero di biglietti venduti. Quindi ci metteremo qui, andremo a fare doppio clic, uguale, totale degli incassi che è questo qui, diviso il numero di biglietti venduti. E dico invio, ok? Quindi vedo che il prezzo medio del biglietto, me lo vado ad aumentare, è 10 euro. Tra l'altro mi ha già dato la valuta, me la metto al centro, verifico appunto se mi servono o no i decimali, vado sul formato, numero, in questo caso vedete ho valuta arrotondata e va bene, oppure vediamo se mi servono le cifre decimali, formato, numero, vado a vedere. Valuta con le cifre decimali, vedete così, mi direbbe 9,99, quindi in realtà è meglio, diciamo il prezzo medio sarà sicuramente 10 euro, ok, un biglietto. E tra l'altro è una cosa perfettamente, siamo in un quadro di realtà, quindi è perfettamente, diciamo, possibile che il prezzo medio del biglietto sia 10 euro. Ecco, qui c'è scritto anche qui, l'avevo ricalcolato qui. Posso cancellare qui. Una cosa voglio farvi vedere. Se io vado a inserire una riga con un ulteriore prezzo, per esempio copio, diciamo, anzi co copiamo Mantova, ok? Quindi vado a fargli inserisci righe, ok? Inserisci righe, per esempio, sotto, ok? E vado a copiarmi ok, proprio la riga così, proprio la seleziono, poi faccio proprio il tasto destro, copia, vado a incollare, faccio da incolla semplicemente, e quindi vedete che ho copiato, c'è una cosa doppia. Vi faccio notare una cosa, questa, vedete che qui il numero delle province è aumentato perché qui il numero è aumentato. Vi ricordavate che io ho fatto contavalori su questa colonna, ok? Se inserisco qualcosa all'interno della colonna, automaticamente la formula lo prende. E ovviamente allo stesso modo cambia il valore della media dei biglietti venduti, così come della media degli incassi, sia qui, diciamo con il calcolo manuale, sia qui con la formula diretta che è riferita appunto alle colonne. Quindi adesso se io vado a cancellare questa riga, quindi la elimino, faccio elimino riga, automaticamente torna come prima. Se io invece questo discorso lo facessi qui sotto, cioè se andassi a copiare, per esempio andiamo a copiare il valore di Mantova, per esempio mi seleziono la riga, ok, faccio copia. Mi metto qui sotto, diciamo, e gli dico incolla, vedete che non cambia niente, è chiaro, perché qui, diciamo, quando io per esempio nel numero delle province ho selezionato da A3 ad A14, quindi vedete da qui fino a qui, e quindi se inserisco qualcosa sotto questo non viene preso dalle formule, e stessa cosa ovviamente avviene per la media, è elimino riga, ok, e la media è qui, adesso potrei inserirmi una riga vuota, ma è lo stesso, ok, vedete che comunque